a tutti e benvenuti in un nuovo video. Questa volta vi mostrerò come si applicano i water deco, che sono praticamente questi sticker che si attivano, diciamo, con l'acqua. Io questi li ho comprati su AliExpress, hanno un costo veramente bassissimo e ce ne sono alcuni che sono veramente veramente carini. Io ve lo mostrerò sul semipermanente, ma sul gel o sullo smalto è praticamente identico il procedimento. Ovviamente presupponiamo che io su quest'unghia abbia già passato la base, abbia già passato il colore, però ecco, vado a passare un'ultima volta il colore e lo vado a catalizzare in lampada normalmente. Ora che il colore ha finito di catalizzare, non tolgo la dispersione e non passo la base, lo metto un attimo da parte. Prendo un contenitore con dell'acqua, scelgo il disegnino che voglio andare ad applicare e lo ritaglio con le mie forbicine. Quindi qui ho il mio disegnino. Su questo disegno è applicata una pellicola trasparente che deve essere tolta. Ecco qui. Qui c'è la pellicola e qui c'è il mio disegno. E lo vado a immergere nell'acqua. Dopo aver aspettato un pochino, provate a separare il disegno dalla carta e vedrete che verrà via molto facilmente. Ecco qui il mio disegno. Ora quindi lo posso andare ad applicare dove voglio sulla mia unghia, sullo strato di dispersione del colore. Quindi lo applico e piano piano con la pinzetta lo appoggio bene, in modo da non creare delle pieghe oppure delle bolle d'aria. Ok, se vi piace in questo posto lo potete lasciare, altrimenti lo potete spostare e decidere dove metterlo. Ora io vado a far catalizzare nuovamente il colore con il water deco applicato per altri 2 minuti. Ok, sono passati anche questi 2 minuti e vado a sigillare con il mio top coat, che può essere sia con dispersione che senza dispersione, è assolutamente indifferente. Quindi vado di nuovo a catalizzare. Dal momento che il mio top coat era un top coat con dispersione, vado a sgrassare l'unghia. E come vedete, il disegno è rimasto lì fermo senza muoversi assolutamente e resterà così praticamente finché non toglierete il semipermanente o il gel. Come avete visto, i passaggi sono veramente molto facili. Però se avete domande potete scrivermi un commento qui sotto. Ovviamente se lo fate su smalto normale cercate di applicare il water deco prima che lo smalto si asciughi del tutto, in modo tale che abbia uno strato leggermente appiccicoso su cui appiccicarsi, ecco. Detto ciò, spero che il video vi sia piaciuto. Se è così, lasciatemi un like e ricordatevi di iscrivervi al canale perché pubblico un video ogni settimana. Inoltre nell'info box trovate i social su cui potete seguirmi, che sono Facebook e Instagram. Questo video si è concluso, vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!